Buongiorno amici, oggi tutti zitti, quando li vedete, oggi è la giornata dell'orgoglio, orgoglio di essere usciti a testa alta, tanto di cappello. Ho visto la partita ieri sera, che gli vuoi dire? Ovvio che se io pronostico le due partite con Liverpool vedo almeno 4-5 gol di scarto nei 180 minuti di differenza. Alla fine hanno perso solo 2-1, per cui tanto di cappello. Poi che Inzaghi mi dica che l'andata è stato un risultato bugiardo, però non dica che il ritorno, la partita di ieri sera dove una squadra prende 3 pali e gli salvano 2 gol praticamente fatti sulla linea, uno da Skriniar e l'altro da Vidal, vabbè, questa boh, pretendiamo troppa onestà intellettuale, lasciamo bene. Ma la cosa, ragazzi, che mi sento di dire stamattina, no? Quando uno esce a testa alta è bello riconoscerlo, e bisogna riconoscerlo oggi, però io non mi ricordo, ma sarà sicuramente colpa mia, ragazzi. Ma quando, poi aiutatemi voi, ma quando la Juve uscì a testa alta a Madrid avendo perso 3-0 all'andata, rimontando e andando sullo 0-3 al Santiago Bernabeu e poi uscita, diciamo per sfortuna, nell'ultimo secondo disponibile dei tempi regolamentari per quel rigore famoso del bidone dell'immondizia di Buffon, c'era, non c'era, si poteva dare, non si poteva dare, vabbè, e ce ne siamo usciti. Ma voi ricordate per caso qualche TV, qualche titolo di giornale o addirittura qualche tifoso non juventino riconoscere questa uscita a testa alta della Juve? Io ricordo solo una marea di prese per il culo, ma una marea, perché poi tutta la, no, tutto si concentrò anche in TV sulle dichiarazioni di Gigi, che praticamente fecero passare in secondo piano una prestazione a dir poco storica di una squadra italiana che andava a pisciare, perché quello andava a fare sul campo del Real Madrid. Per cui è questa la cosa che a me dà fastidio, perché a me sinceramente riconoscere che ieri sera l'Inter ha fatto una grande prestazione non mi costa nulla, assolutamente, anzi, da gufo quale sono, forse ho gradito di più una eliminazione così in cui tu ci credi, stai per, e poi il Sanchez ti fa il regalino a noi anti, a noi gufi, no? Regalino che però Sanchez doveva star già fuori nel primo tempo, no? Sempre per quella famosa onestà intellettuale, che fa un fallo sul ginocchio di Thiago Alcantara e doveva andare fuori, e vabbè, va lì la VAR, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, e va bene. Per cui ragazzi, tanto tanto di cappello, giornata dell'orgoglio, dopo 11 anni siete riusciti a fare un ottavo di finale di Champions, purtroppo è andata male, adesso potete concentrarvi sul campionato e, voglio dire, per me, al netto del gufaggio, resta l'Inter la prima favorita per una serie di motivi, per struttura, perché ha un punto avanti agli altri, perché la partita di Bologna neanche la conto, quindi ha un punto avanti al Milan e se la giocheranno, sarà sicuramente un bel campionato. Vi saluto amici, iscrivetevi al mio canale Orgogliosamente Bianconero, attivate la campanellina, trovate anche il link in descrizione del mio blog se a qualcuno piace leggere. Ci vediamo presto, fino alla fine, forza Juventus!